pomeriggio, che oggi abbiamo un dolcino di quello semplice, veloce, un buono, golosissimo. Per giunta ho fatto anche una versione senza burro e senza lattosio, non solo per andare incontro, l'ho provato, l'ho sperimentato per andare incontro alle esigenze di mio figlio, ma devo dire che è piaciuto davvero tanto. Non ho notato la differenza con l'originale, se non una maggiore leggerezza, quindi mi piaceva tanto l'idea di condividerlo con voi. Io nel frattempo vado un attimo ad accendere il forno. Io sto già fondendo il cioccolato, perché mi serve, come ovviamente, il cioccolato fondente. L'ho messo a fondere a bagnomaria ed ho utilizzato 150 g di cioccolato fondente. Ho tritato e l'ho messo a fondere a bagnomaria o al microonde, come preferite. Poi due uova, 80 g di zucchero. Io utilizzo uno zucchero a velo per farlo lavorare molto bene facilmente, però potete anche utilizzare uno zucchero semolato, va bene lo stesso. 80 g di olio, io utilizzo olio di semi, ma se preferite potete anche utilizzare dell'olio d'oliva, purché sia un olio d'oliva dal sapore molto molto leggero, altrimenti si sente l'olio, c'è poco da fare, si sente l'olio, e soprattutto in un dolce come questo non tanto lo gradiamo, magari nei salati sì, ma nei dolci non tanto. Quindi non preferite, insomma, l'olio di oliva se ha un sapore pesante. Adesso vi avvicino anche tutti gli ingredienti. Sono 25 g di farina e 10 g di cacao. Per incrementare il sapore di cacao, ovviamente, utilizzo anche un po' di cacao nell'impasto. Ho messo da parte anche un altro po' di cacao, con il quale andrò a rivestire i miei pirottini. Come pirottini io utilizzo questi, eccoli qua, questi classici di alluminio monouso. Io mi trovo veramente benissimissimo con questi qua monouso, quindi va bene così. Mettiamo in una ciotola lo zucchero a velo, poi due uova, quindi semplici. Se avete delle belle braccia potenti potete lavorare anche a mano, se invece come me dopo un po' le braccia vi fa male, andate a lavorare con le fruste elettriche di uno sbattitore o di una planetaria. E iniziamo a lavorare. Guardate qui che bella cremina gonfia. Vi ho detto, con lo zucchero a velo rispetto allo zucchero semolato riesce a montare tantissimo, veramente in una maniera pazzesca. Olio di semi e andiamo a lavorare mentre diminuiamo al minimo la velocità, mi raccomando. A questo punto posso aggiungere il cioccolato. Vado a riprendere il cioccolato che ho semplicemente fuso a bagnomaria. Io ne farei un po' alla volta invece di aggiungerlo tutto, perché comunque gli ingredienti aggiunti un po' alla volta si mescolano sempre molto meglio. Se avete la planetaria potete chiaramente... Io adesso ho una mano impegnata a mantenere il frullatore e una mano che verso il cioccolato. Se avete la planetaria potete chiaramente versare a filo mentre lavorate, oppure anche il frullatore quello là che si mantiene praticamente da solo. E adesso aggiungiamo anche le polveri cacao e farina. Distanziamoci un po'. Vedete qui? Ecco qua. Dobbiamo rivestire questi pirottini. Per farlo io non utilizzo né il burro e né il mio staccante, perché il mio è a base di burro, anche se vi ho spiegato che lo staccante lo potete fare in casa anche senza burro. Li vado a spruzzare con dello staccante secco e poi li spolverizzo con un po' di cacao. Giro il cacao, quel poco che ho messo in uno all'interno, e li rivesto in questo modo qua, completamente. Allora, adesso andiamo qua. Mettere l'impasto all'interno degli stampini. Allora, deve venire qualcosa di questo tipo qua. Ci vuole comunque un po' di spazio libero, perché il tortino comunque crescerà. Gonfia per effetto delle uova, chiaramente, perché non c'è lievito. Io mi aiuto sempre per questa operazione con una teglia, insomma, perché così riesco a spostarli e ad infornarli contemporaneamente con più semplicità e senza fare un disastro. E adesso li vado ad infornare mettendo anche il timer, che deve essere un timer molto molto preciso, ok? Quindi io adesso metto il timer a 12 minuti. Queste sono le famose crepe che devono fare.
lasciateli assestare un attimo, perché questi adesso si sono gonfiati. È un rigonfiamento che scende, che scenderà, perché ricordatevi che questi tortini adesso non hanno, hanno una parte fluida dentro, morbida, quindi è normale che se ne scendono ancora un pochino. Dopo questo eccesso di zelo, se volete proprio essere sicuri che verranno bene, che si sformino bene, prendete un coltellino, una spatolina, quel che avete, va bene qualunque cosa, e la passate un pochino intorno, soprattutto nella parte finale del tortino. Penso che si vede se faccio così, lo scotto, aspettate, nella parte finale del tortino, qui praticamente, potrebbe succedere che ci sta una piccola parte di questo impasto che si è andato alzando e che potrebbe essersi asciugato un po'. Se noi facciamo questa operazione, siamo sicuri di averli belli sformabili. Guarda, oplala, già si è sformato. Subito sei riuscito. Eccolo qua. Questo qua è il tortino. Ci vuole un po' di zucchero a velo sopra, perché ci vuole. Ecco qua. L'andiamo ad aprire? Che dite, l'apriamo? Vediamo se c'è questo cuore fondente, perché poi, oh ragazzi, potrebbe anche non esserci il cuore fondente. Quindi, un attimino, lo apriamo di qua. Dai, dove ci siete anche voi, dove lo vedete. Apriamo. Pronti? Siete pronti per aprire il tortino? Oh là là, eccolo qui! C'è il cuore fondente? Eccolo, lo vedete? Vedete che fondente? Questo non è un cuore fondente, è un cuore super fondente! Eccolo qui! Il cuore super fondente è qui!